Ok. Pronto? Sì, pronto Giuliano, buon pomeriggio. Ciao mister. Buon pomeriggio. Ciao, mister. A voi. Buon pomeriggio, no. Ben trovato in diretta su Radio Radio. Con noi c'è Roberto Renga. Allora, esperto di Fonseca, diceva Franco, adesso sveliamo anche perché, insomma, perché poi quando Franco dice certe cose bisogna capire anche da quale angolazione. Non Daniele Fonseca. No, esperto perché non è che sono esperto e mi piace il gioco che lui esprimeva con lo Shakhtar Donetsk, allora ho seguito un po' di partite dello Shakhtar, non sono esperto. È chiaro che quando vedi un allenatore che comunque fa giocare la squadra bene, anche perché in quella squadra aveva tanti brasiliani e giocando con tanti brasiliani diciamo che è facile avere qualità in campo, allora un allenatore che ti fa giocare bene, però secondo me, e come ho detto prima, bisogna capire con quali giocatori vai a giocare, perché giocare bene significa avere giocatori di tanta qualità. Certo, questo sì. Ecco, ma visto che lo hai visto più volte all'opera, ecco, lo hai seguito un po'. Potresti raccontarci il suo tipo di gioco? E anche noi se lo conosciamo in maniera superficiale. E anche se Giuliano, oltre a conoscerlo un po', a spiegarci un po' il suo gioco, se lo vedi per esempio come profilo giusto per venire ad allenare una squadra come la Roma, secondo te? Ma ripeto, allora, l'allenatore è bravo, l'allenatore è fa un gioco propositivo, gli piace giocare la palla, gioca sempre da dietro a questi giocatori che vengono sempre tra le linee e poi liberarli appunto tra le linee e cercare la profondità con i propri attaccanti, per cui secondo me se ha giocatori che tra virgolette strappano, si dice, no? Nel senso che cambiano marcia, può fare molto bene. Però dipende sempre dai giocatori che hai e da che cosa vuoi dal tuo campionato, nel senso che se è una Roma che parte, se viene chiaramente alla Roma, se parte con tutti i giovani ha bisogno più di tempo, se parte con alcuni giocatori ha bisogno di tempo, per cui è chiaro, bisogna vedere prima la rosa della Roma e poi chiaramente il tecnico saprà adattarsi al modulo, ma soprattutto al modello di gioco che vuole attuare. Assolutamente. Sì, scusami, Roberto. Sì. No, ecco, ma lui che tipo di giocatori ama? Perché io l'ho visto con i giocatori tecnici che dribblano l'uomo, eccetera. Tutti ma quindi i giocatori sono di questo tipo, trequartisti oppure anche gente invece di gamba? Allora, allo Shakhtar comprano tantissimi brasiliani. È chiaro che quando hai brasiliani devi impostare il tuo gioco ad avere la palla e non a correre dietro agli altri, perché per caratteristiche il brasiliano è abituato più ad avere la palla, più a giocare bene che correre dietro agli altri. È chiaro che, ripeto, però quando tu hai in squadra gente muscolare devi capire che la palla va recuperata, però devi andare subito in profondità perché hai meno palleggio. Se in campo hai giocatori come facciamo il caso della Roma, Zaniolo che ha una buona tecnica, Under che ha una buona tecnica e Sharawi che ha buoni tagli, allora puoi riproporre il gioco dello Shakhtar, però ripeto, bisogna vedere l'attaccante che c'è e bisogna vedere che giocatori ci sono. Beh, lui tra l'altro aveva Fred e Kovalenko in mezzo, quest'anno a Marcos Antonio, che è un 2000 tra l'altro molto molto interessante. Ma se secondo te, mister, quanto gli servirebbe poi per approcciare, ok, mettere la sua idea di gioco nella Roma e quindi magari farsi anche comprare dei giocatori funzionali, ma un campionato italiano che anche a livello medio-basso è un campionato estremamente tattico, mentre in Ucraina magari le squadre un pochino meno blasonate fanno più fatica a livello tattico, quanto secondo te ci metterà lui per integrarsi con questa filosofia qua, dove magari ci sono partite anche in trasferta dove non sempre puoi essere tu a fare la partita ma devi un pochino aspettare? Ma secondo me prima capisce com'è il campione italiano e prima riesce a far bene e a imporre il proprio gioco. Hai detto benissimo, in Italia è difficile proprio per questo motivo qua, perché ormai tutti ti conoscono, ti studiano e c'è un equilibrio, un'attenzione tattica superiore agli altri campionati. Chiaramente allo Shakhtar poteva fare un gioco e qui a Roma deve adattarsi subito e capire, come ho detto prima, subito che caratteristiche hanno i propri giocatori e forse farsi comprare qualcuno che può adattarsi al suo gioco, ma capire soprattutto il suo campionato, altrimenti diventa difficile. Eh sì, è questo. Roberto, non so se hai altre curiosità per mister Gianni Chedda. No, volevo soltanto dire in bocca al lupo a Giuliano, sì, nuovo allenatore e se mi saluta Antonello. Tutto qua. Grazie, ciao. Grazie ciao. Giuliano, grazie, in bocca al lupo. Arrivederci ragazzi. Grazie Franco, a presto. Ciao Frankie.